Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e sono un Instagram coach. Questo è il posto giusto per i coach, i content creator, gli aspiranti tali e gli imprenditori digitali che vogliono crescere, monetizzare e migliorare il loro profilo Instagram. Se ti piacciono questi contenuti e ti rivedi in questi temi, allora clicca nel bottone qui sotto, iscriviti al mio canale e mi raccomando accendi la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. In questo video vedremo insieme come puoi fare per cercare delle collaborazioni con brand che sono in target con il tuo personal brand. Ti spiegherò infatti qual è il procedimento che io stessa utilizzo per trovare questi collaboratori. Prima di cominciare però facciamo un passo indietro. Infatti non molto tempo fa ho fatto un video dove parlavo delle collaborazioni, ma quello che ho fatto semplicemente è spiegare il mondo delle collaborazioni a 360 gradi, ovvero come funziona, quindi anche in base a se hai fatto una collaborazione con fee oppure senza fee, ovvero retribuito o non retribuita, quali sono i passaggi che ci sono tra gli influencer e il brand prima di concludere la collaborazione. Questa volta invece vedremo quali sono gli step che puoi andare a fare per cercare delle collaborazioni e concluderle, speriamo, al meglio. Quindi, come ti ho già anticipato, appunto le collaborazioni possono essere con fee o senza fee, quindi retribuite o non retribuite. Diciamo che in generale comunque la metodologia utilizzata è la stessa per entrambi i casi ed è quella che ti andrò proprio a spiegare oggi. Quindi, lo so che sei molto entusiasta, quindi iniziamo subito con questo video e vediamo qual è il primo step per trovare una collaborazione Instagram. Intanto ti consiglio di crearti un foglio dove andrai ad inserire tutti i nomi dei brand con i quali ti piacerebbe collaborare. In questo modo appunto ottimizzerai i tempi e ottimizzerai anche la ricerca. Vai a cercare prima di tutto tra i tuoi competitors, quindi prendi ovviamente, io penso che tu avrai una lista dei tuoi competitors, le persone che lavorano nel tuo stesso settore, che operano nel tuo stesso settore, vai a dare un'occhiata sui loro profili e vai a guardare tra i loro post quali sono i brand con i quali hanno collaborato. Vai a inserire questi nomi nella tua lista perché sicuramente questi brand, se sono interessati a quel target di riferimento, è molto probabile che saranno interessati anche al tuo profilo e al tuo pubblico. Quindi questi sono diciamo i profili più hot, quindi con i quali c'è più possibilità di avere successo per iniziare a collaborare. Secondo metodo per andare a ricercare i brand con i quali collaborare è inserire gli hashtag di riferimento della tua nicchia. Infatti non solamente tu e i tuoi competitors utilizzate questo hashtag per avere più visibilità sul vostro post, ma spesso viene utilizzato anche da brand che li utilizzano sempre per lo stesso identico motivo. Quindi vai a scovare anche qui i brand di nicchia e valli a segnare sempre nella lista che abbiamo fatto su Excel o dove preferisci. L'ultimo modo invece per trovare e cercare dei brand che possono essere interessati a collaborare con noi è andare a scavare proprio tra quelle che sono le nostre conoscenze. Infatti, se ad esempio io so che ho visto quel brand che mi piace e che ha i miei stessi valori, che rispetta perfettamente la mia target audience, allora quello è un brand che posso andare a inserire nella lista. Quindi praticamente l'ultima modalità per cercare i brand è proprio partire da quelle che sono le nostre conoscenze e i brand partendo anche da quelli che sono i nostri gusti personali, quindi quelli che sono i brand con i quali veramente ci piacerebbe instaurare una collaborazione, perché la prima cosa fondamentale è credere nel prodotto che stiamo andando a promuovere. Secondo passaggio per andare a cercare e trovare delle collaborazioni è preparare la nostra presentazione. Quindi prima di mandare la richiesta vera e propria, quello che dobbiamo fare è appunto preparare una richiesta di collaborazione. Solitamente è composta da due elementi fondamentali. Il primo è una lettera ben scritta dove andiamo a presentare all'azienda quelli che sono i nostri punti chiave, quindi quella della nostra target audience, l'età della nostra target audience, l'engagement del nostro profilo, eccetera eccetera. La seconda parte invece è composta dal media kit, che forse non sai che cos'è, ma è una specie di curriculum dell'influencer dove si presenta appunto al brand dicendo anche qui qual è il suo engagement rate, l'età dei follower dai quali viene seguita, i vari social che ha e molte altre informazioni riguardante sempre l'influencer. Comunque non è altro che veramente il nostro curriculum, il nostro biglietto da visita, la nostra presentazione per i brand con i quali ci piacerebbe collaborare. Il media kit ci consente di dare un'ulteriore impressione positiva, perché ci presentiamo in maniera ancora più professionale e soprattutto mettiamo a disposizione dell'azienda non solo
i nostri dati, insight, che sono assolutamente importantissimi, ma anche un anticipo di quelli che sono i contenuti che noi possiamo creare per loro, quindi proprio il nostro lavoro, no? Come content creator è molto importante anche fargli vedere quello che noi possiamo proporre all'azienda in termini di contenuto visivo. Terzo passaggio che dobbiamo andare a fare poi è andarci a presentare proprio alle aziende, quindi come ti dicevo, fare la lettera, scrivere una mail ben strutturata nella quale ci presentiamo correttamente. Quindi cosa facciamo? Andiamo a prendere tutta la lista di mail che abbiamo preparato e scriviamo a ogni brand intanto la nostra mini presentazione iniziale, quindi ad esempio: ciao, sono Arianna, ho 24 anni e il mio target è nel mio profilo parlo di questo, eccetera. Poi gli facciamo capire il perché ci piacerebbe collaborare con questa azienda, no? Perché devi avere una motivazione. Un esempio potrebbe essere: trovo molto interessanti i vostri prodotti e penso che siano perfettamente in linea con quella che è la mia target audience, con quello che è il mio pubblico, con quelli che sono i miei followers, ok? Poi andiamo a presentare invece i dati un po' più consistenti, quindi i nostri dati statistici, impression settimanali, like sotto ogni post, quante volte pubblico, quante storie pubblico, quante views sotto le stories, eccetera. Quindi andiamo a spiegargli quelli che sono i dati del nostro profilo. Infine salutiamo cordialmente, diciamo che attendiamo con ansia una loro risposta e alleghiamo il nostro media kit dove ci sono ulteriori dati a riguardo noi. Questo procedimento lo dovrai fare chiaramente per ogni mail, per ogni profilo che sei riuscita a raccogliere. Ti consiglio ovviamente di mandare la richiesta di collaborazione via email, non scrivere i classici direct message: ciao, vorrei collaborare con voi, assolutamente no, perché primo ti rendono più professionale e secondo appunto avrai la possibilità di allegare il media kit, che secondo me è un documento importantissimo. Una volta fatto questo arriviamo al quarto ed ultimo passaggio, che è aspettare le risposte dei nostri eventuali collaboratori. Una volta che avranno risposto, quello che dobbiamo fare appunto è prenderci l'incarico di creare dei contenuti accattivanti per queste persone. Quindi una volta che sarà arrivato il prodotto, sia che sia a pagamento sia che sia free, andiamo a fare dei bei contenuti e a postarli nella nostra pagina Instagram. Una cosa che ci tengo a dirti è che spessissimo mi scrivete: ma questa collaborazione secondo te vale la pena farla oppure no? La mia risposta è sempre e solo no, se viene richiesto da parte del brand di dover pagare qualcosa. Ovvero, moltissimi ultimamente si stanno approfittando del fatto che la parola collaborazione per molte persone sia quasi considerata un privilegio, ok? Però ricordatevi sempre che se per collaborare con un brand vi viene richiesto di dover pagare qualcosa, allora non è più una collaborazione, ma è semplicemente voi avete comprato praticamente il prodotto e lo promuovete, come potreste fare con un qualsiasi altro prodotto che avete preso al supermercato nel quale credete molto e che volete condividere con i vostri followers. Quindi quando c'è da pagare qualcosa, ragazzi, non si parla di collaborazione, quindi non fatelo, non accettate mai collaborazioni nel quale voi dovete pagare per ricevere il prodotto, perché non è una collaborazione, molto semplicemente. Bene, spero che questo video ti sia stato utile, che ti abbia chiarito un po' le idee su come appunto cercare e trovare delle collaborazioni Instagram. Fammelo sapere lasciandomi un commento qui sotto. Noi poi ci vediamo nel prossimo video, ti auguro una buona settimana, buona giornata e ci vediamo lunedì prossimo.